dirci come mai nasce questo affetto, questa grande passione? Niente, un giorno mio fratello portò un poster Davis e io tutto infatuato dalla loro immagine, dai loro costumi, dalla loro musica, nacque, 13-14 anni, nacque una grande passione. E adesso ne ho 47. Complimenti, ti riporti benissimo, anzi l'agilità non indifferente. E quindi nasce con noi questa passione, voi poi siete... ci siamo aggregati, quattro amici. Bene. E è una bella situazione. E chi altro c'è del gruppo con cui possiamo parlare? Oh oh, aiuto! Jim, sei spettacolare! In che senso? Quasi da paura, è vero che la notte di Halloween siamo in una situazione piuttosto particolare. Abbiamo le maschere e l'ambiente che è abbastanza soft. Ma dici Jim, ma questo trucco? Vin! Ma come Vin? Non sei Jim? Jim è l'originale. Ma tu sei Jim adesso, parliamo dell'originalità, anche perché questi costumi spettacolari, questo trucco. Grazie. Chi ve l'ha fatto questo trucco? Come avete fatto? Come vi hanno impastato? Devo così ringraziare la mia piccola Roslyn. Oh, allora parliamo anche con Roslyn un attimo. Oh, piccola Roslyn, abbiamo saputo allora che sei tu l'artefice, la collaboratrice di questi. Ma c'è di piccola parte perché sono bravissimi, sono esperti. Ma devo dire che sei stata bravissima tu comunque, complimenti. Brava, brava. Che altri c'è del gruppo? Sono scappati tutti, ne vede qualcuno che vi ha aiutato? Peter, come si chiama? Rob? Ma no, il nome di Kiss, chi è lui? Is, non mi aiutate proprio. Ecco. Ciao, eccolo. Ma Ace, dove scappi? Ti dobbiamo rincorrere. Sì, c'erano dei gruppi. Ma che necessità? Dimmi un po', ma che fai tu dalla mattina alla sera per essere così elastico? Ecco, non userei questo termine. Penso che devo suonare, quindi faccio ginnastica. Sì, ma fai ginnastica suonando, complimenti. Vabbè, lo fa il mio personaggio. Sì. E parlaci un po' di Ace, di questo gruppo dei Kiss, che non tutti conoscono, però sono... In verità li conoscono in molti, non tutti li approfondiscono, ma... Oh Peter, mio Dio, Peter, aiuto, è arrivato anche il numista, eccolo. Non Peter, tutti li approfondiscono, però insomma è un gruppo abbastanza conosciuto, è anche tra i gruppi che ha venduto più dischi al mondo insieme ai Beatles. E niente, noi abbiamo fatto questa cover band per pura passione personale e anche per, insomma, per divertimento. E per un po' rivalutare quello che è il primo periodo dei Kiss, che insomma hanno prodotto un tipo di musica, un hard rock misto al rock and roll, che non ha nulla da invidiare all'hard rock, rock and roll fatto dai grandi, quello inimitabile e come si dice, intramontabile. Il primo periodo è certamente un periodo molto florido, molto ricco di idee e di energie. Poi vabbè, col tempo hanno fatto un casino di soldi, quindi si sono buttati sempre sul commerciale. Ed è esattamente quello che succede ai giorni nostri, che la musica non conta più un cavolo, ma conta insomma chiudere il bilancio in positivo di parecchio. Poi che la musica faccia schifo non c'è problema. E loro per certi versi hanno seguito quest'onda. E niente. Prego. Grazie Ace. Peter, lei. Questo gattone. Fantellino, vero? Fantellino proprio. Infatti, ho detto, ma questi giovani proprio scalmanati, io non lo so. Siete bravissimi. Bellissimi soprattutto, non solo per. Sì, è molto accecante questa luce. È troppo accecante la luce, ma hai bisogno di essere visto bene perché hai questo trucco va spettacolare. Bene. Si mantiene ancora bene. Sei splendido, splendido benissimo. Meglio di prima. Comunque grazie di questa bellissima serata, avete. Però c'è la seconda parte, è ancora più bella. Dobbiamo scappare, mettere i tappi o ce la faremo? No, ce la farete. Bene. La seconda parte è bella. Ok, vi lasciamo riposare. Vado, giusto qualche sì, minuto. Finire di fumare. Ecco, bravo, questo è proprio far male, a voi che suonate, come tutti. Buonasera.